Si sono concluse nella mattinata di sabato nel porto di Corigliano Calabro le operazioni di sbarco dei migranti siriani del mercantile Ezzadin, soccorso giovedì pomeriggio al largo della costa calabrese dopo che l'equipaggio aveva abbandonato i comandi. Sono 360 in totale, 232 uomini, 54 donne e 74 bambini. Come spiega Giovanna Di Benedetto di Save the Children, sono moltissime le persone disposte a rischiare la loro vita e viaggiare in condizioni disumane per lasciare il loro paese. Vediamo che il flusso costante degli sbarchi, anche in mesi non tradizionalmente interessati agli sbarchi come novembre e dicembre, la presenza sempre più frequente di siriani, palestinesi, iracheni, curdi e di molti vulnerabili, perché ogni sbarco ci sono tanti bambini anche piccolissimi, donne incinta, persone anziane, ci ricorda l'importanza del salvataggio e del soccorso in mare. Dalle prime informazioni raccolte sembra che il cargo sia partito dalle coste siriane lo scorso 1 ottobre in direzione di Cipro, per poi stazionare davanti alle coste turche e dopo un passaggio in Grecia giungere in acque italiane, dove la Guardia Costiera ha prestato i primi soccorsi con l'ausilio di elicotteri. E intanto si alza la voce dell'Unione Europea con il commissario all'immigrazione Avramopoulos, che ha definito la lotta alle organizzazioni criminali che trovano nuove rotte per l'Europa e nuovi metodi per sfruttare i disperati una priorità top nel piano europeo sulle migrazioni.